Sono tre in questo momento le priorità che questo governo deve realizzare. Le riforme istituzionali, la riduzione delle imposte sulle imprese e il problema del credito sono i punti che l'assessore al bilancio della Regione Lombardia, Massimo Garavaglia, ha toccato al convegno proposto al Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro sull'emergenza economica. Con il normale pragmatismo lombardo del nord, diciamo che è il momento davvero di dare un cambio di rotta a una politica fiscale che ha portato troppe aziende alla chiusura, quindi il punto chiave è partire da lì, ridurre la pressione fiscale sulle imprese e anche dare credito finalmente alle imprese. Quindi questi sono due snodi cruciali, si sa, però si sta facendo poco. La Lombardia nel suo piccolo molto lo sta facendo, questo 1,1 miliardi che viene messo in giro, questa liquidità entro l'estate darà una bella boccata d'ossigeno, però il problema del paese è di dare finalmente un cambio di rotta e si può passare unicamente dalla riduzione della spesa fatta in maniera intelligente. Alla fine torniamo sempre ai costi standard, quella è l'unica soluzione per ridurre la spesa, per ridurre una spesa improduttiva e girare questa spesa improduttiva soprattutto sull'abbattimento di pressione fiscale. Altre vie non ce n'è, non possiamo inventare l'acqua calda. Un'ipotesi potrebbe essere quella di introdurre la cosiddetta separazione bancaria, ha continuato Garavaglia, distinguendo le banche che fanno attività tradizionale, mutui a famiglie e prestiti alle imprese, da quelle che fanno interventi di carattere finanziario speculativo. In queste ore il governo sta pensando di togliere l'IMU a giugno, di non farlo pagare a giugno, ma forse di farlo pagare a settembre. Stanno decidendo a chi non farlo pagare. Secondo lei qual è la decisione più giusta? Ma alla fine bisognerà vedere come sempre i testi, perché dai proclami poi ciò che conta è come sono scritte le norme. Poi se si fa una cosa fatta bene, ok, ma se si fa un pasticcio meglio lasciar perdere. Ci sono poi problemi sulla cassa integrazione. Secondo lei i soldi dove si possono andare a trovare, visto che mancano i fondi in questo momento? Quella è l'emergenza numero uno. Infatti sono chiuse centinaia di aziende proprio perché nel dubbio non si sapeva se arrivavano a questa cassa integrazione in deroga e sono chiuse. Questo è un dramma, è una delle colpe più grosse di questo Parlamento che ha aspettato 6 mesi per fare uno straccio di governo. Quei soldi si trovino, punto.